Nei giorni scorsi mi è successa una cosa che non mi era mai capitata in tutta la mia vita. Ho fatto un viaggio che non avevo programmato in una meta che non ho scelto. Ed è successo tutto a causa di un post sulla mia pagina di Facebook, dove per una sfida ho scritto che se quel post avesse raggiunto almeno 500 like in meno di 24 ore, io avrei mollato tutto e sarei andato in aeroporto a prendere un volo a caso tra quelli in partenza. Ecco cos'è successo. Oggi è la giornata mondiale delle cazzate di cui poi ci si pente. La mia è che se il post qui sotto raggiunge 500 like in meno di 24 ore, mollo tutto e vado in aeroporto a prendere il primo volo che trovo. Abbiamo un problema piuttosto grave perché il post è arrivato a 1200 like, quindi abbiamo poche ore per andare a togliere tutti i like questa sera e farlo scendere sotto i 500 entro domani mattina. Mi raccomando. Che novità, nonna Ricci? Niente, domani parto. E dove vai? Non lo so ancora. Che non sai dove ieri. No, ancora no. Sì, vabbè, mo partimo. Cioè, io pure, ma glielo dici te a Giacomo domani che in ufficio non ci sto. Vabbè, ma sei pazzo. Ma mi fa senso, ma analizza come dovrebbe reagire alla notizia. Scusa, amore, fra due ore parto con Roberto, non si sa per dove. Sa che stai combinando. Ma scusa, ma se ho fatto la scommessa... Ma la scommessa, ma già prima di farla, la scommessa uno pensa. Prendo un aereo e parto, dove vai? Ma guarda, in realtà dovrei lavorare, adesso dovrei vedere un attimino. Ma allora, non è una pazzia, è semplicemente una cosa oltre la pazzia, degna di te, devo dire la verità, però... Devi andare subito a casa a farti la valigia. Tra un'ora dobbiamo partire per andare in aeroporto. Fammi andare a casa allora a buttare quattro stracci in valigia. Va bene. Sono pronto. Ora le 24 ore sono passate, il mio post è quasi a 1500 like... E quindi io accetto la sfida. Adesso sto preparando la valigia. Il problema è che non so per dove e quindi non so se devo portarmi un cappotto, un costume. Ma che ci fai ancora qui? Sto per partire. E dove vai? Non lo so. Buongiorno. Buongiorno. Sei pronto? Sempre pronto. Carico? Caldissimo, un boiler. Ok, termina l'1 di Malpensa, voli internazionali. Vediamo dove si va. Scegliete. Parigi, Atene, Palermo, Bruxelles, Cagliari, Napoli. Alla fine, ragazzi, sono riuscito a prendere gli ultimi biglietti per un volo che sta partendo, quindi abbiamo fatto la corsa per l'imbarco. E the winner is... Sono appena arrivato ad Atene e sto cercando di capire cosa fare, se cercare un hotel, restare in aeroporto, anche se in realtà ho voglia di improvvisare. È successa una cosa fantastica, ero in aeroporto ad Atene e mi è arrivato l'invito di un hotel di Rodi che vorrebbe ospitarmi. Ho cercato il primo volo per Rodi e sono ripartito da Atene immediatamente. Ora sono appena atterrato sull'isola di Rodi. Buongiorno e buon sabato mattina. Cosa prevede la giornata di oggi secondo voi? Datemi un consiglio su dove andare, cosa fare. Non troppo lontano però stavolta. Per ogni ragazzo single che va in vacanza da qualche parte è inevitabile dare un'occhiata a Tinder e quindi curiosare tra le ragazze che si trovano qui in questo momento. Ciao a tutti, sono appena tornato dal mio viaggio improvvisato. Sono atterrato a Malpensa più o meno un'ora e mezza fa. Tra l'altro oggi sono passato anche per Belgrado, sono rimasto qualche ora lì, poi sono arrivato a Milano. E che dire, è stato un viaggio incredibile. Per la prima volta nella mia vita ho trascorso 4 giorni interi facendo cose che non avevo minimamente programmato. E quindi ogni momento delle mie giornate è stato totalmente improvvisato. In alcuni casi anche grazie ai suggerimenti, ai sondaggi che ho fatto su Instagram, eccetera, quelli che
insomma, hanno seguito le mie storie su Instagram, su Facebook, sanno un po' quello che mi è successo in questi giorni. E ora, mentre ero in pullman e tornavo a Milano, ho dato anche un'occhiata ai messaggi, ai commenti, ce ne sono stati centinaia, migliaia, credo, in 4 giorni. E tra cui anche alcune persone che in qualche modo l'hanno presa male, nel senso che mi hanno attaccato, mi hanno criticato di tutto, dalle teorie del complotto ai sospetti su cosa ho fatto, come l'ho fatto, perché l'ho fatto, quindi di tutto. Io, senza scendere poi nei dettagli, a queste persone voglio dire soltanto una cosa e la chiudiamo qui, e cioè che avete totalmente ragione. Fermi un attimo. Avete notato qualcosa di strano in questo video? Siete sicuri che io sia andato in vacanza? O che sia anche solo uscito di casa? Qualche settimana fa mi è capitato di leggere un articolo sui fake travel, ovvero la tendenza esplosa negli ultimi anni secondo cui molte persone fingono di andare in vacanza mostrando sui social viaggi che in realtà non hanno mai fatto. Ogni anno 2 milioni di italiani, 2 milioni, simulano vacanze e lusso sui propri canali social, mostrando foto di ristoranti, vacanze, hotel, auto e discoteche in cui in realtà non sono mai stati. È la versione estrema della voglia di mostrare agli altri solo il meglio di sé, arrivando ad inventare una vita da sogno che in realtà non esiste. Non so se si tratta di approvazione o di voler essere al centro dell'attenzione di amici e colleghi, o magari di un senso di insoddisfazione della propria vita. Quello che è certo però è che, a giudicare dal profilo Instagram di tanti nostri amici e conoscenti, sembra che siano diventati improvvisamente tutti milionari. Se da un lato si dice che tutto ciò che non è online è come se non fosse mai esistito, dall'altro tutto ciò che resta sui social diventa la verità. Ma quanto è difficile inscenare una finta vacanza? E soprattutto, come si fa a capire se quello che vediamo ogni giorno sui social è vero oppure no? Per scoprirlo mi sono inventato un piccolo esperimento. E per realizzarlo sono stato costretto a raccontarvi una piccola bugia. Oggi comincia una delle sfide più strane che abbia mai affrontato nella mia vita. Per 5 giorni fingerò su tutto e ingannerò tutti attraverso i social. Si va in scena. Oggi è la giornata mondiale delle cazzate di cui poi ci si pente. Comincia l'operazione Fake Travel. Hello! Ciao! Voglio raccontare questa perversione facendogliela vivere. Ogni elemento che tu hai ripreso nel primo video è costruito. Praticamente viene riproposto, ma nel backstage. Esattamente. Diciamo. Ora le 24 ore sono passate, il mio post è quasi a 1500 like e quindi io accetto la sfida. E ti chiedo se vuoi partire con me all'improvviso tra 2 ore. E tu mi rispondi di no, ovviamente, no? Quindi ci devi lavorare, tua moglie, tutto quello che vuoi. E okay. Tu mi dirai, no, ma sei pazzo, vabbè, adesso vedo un attimo al lavoro, se riesco a prendermi delle ferie, comunque mi organizzo, e mi dici di sì. Siamo carichi? Caldissimi. Dunque. La prima scena. Facciamo uno spuntino e tra un po' ci mettiamo a registrare tutti i video falsi che dobbiamo fare qui in aeroporto. Abbiamo lì la sceneggiatura, fai vedere. Ok ragazzi, sono in aeroporto a Malpensa. Parigi, Atene, Palermo, Marseille, Cagliari, Napoli. Ho fatto la finta ripresa della partenza e quindi ce ne possiamo andare. L'esperimento è l'esperimento e quindi ha delle regole. Adesso devo inventare il mio viaggio e devo fare in modo che sia credibile. Quindi per prima cosa metto il cellulare in modalità aereo e poi scarico una VPN, ovvero un software che serve a falsare la posizione del mio GPS per ingannare tutte le app che provano a geolocalizzarmi, Facebook, Instagram, Tinder. Poi preparo le risposte a tutte le domande che possono arrivarmi dagli utenti, a partire dal nome della compagnia aerea, ai servizi offerti nell'hotel, fino ai piatti che sceglierò nei ristoranti in cui farò finta di essere. Poi inizio a costruire un po' di materiale e contenuti da pubblicare sui miei social. Il modo migliore per raccontare una bugia è mascherarla tra tante piccole verità,
per cui adesso cerco sul mio computer un po' di vecchie foto di me in aeroporti, ristoranti, hotel, altri luoghi sconosciuti che serviranno a far credere che io sia davvero in quei luoghi in quel momento. Poi vado su Booking per scegliere l'hotel in cui andrò, mentre uso Google Immagini, Instagram e gli altri social con gli hashtag, i luoghi, eccetera, per cercare foto amatoriali dell'aeroporto di arrivo, delle camere di hotel, dei luoghi e dei piatti tipici della zona. Allo stesso modo YouTube è pieno di video amatoriali di ogni angolo del pianeta, quindi basterà cercare quelli giusti, scaricarli, tagliarli anche per le stories di Instagram e avrò materiale per tutto il weekend. Infine basterà usare un po' di Photoshop per inserire la mia immagine in alcune di queste foto e quindi rendere ancora più credibile tutta la mia storia. Su Google Maps invece cerco tutti i luoghi in cui racconterò di essere stato. Voglio conoscere ogni strada, ogni via, ogni angolo, guardandole anche su Street View per raccontare poi un'esperienza davvero autentica, come se ci fossi stato davvero. Questi materiali mi serviranno poi anche per fare dei post su Facebook e delle stories di Instagram in cui chiedere dei consigli o fare dei sondaggi per scegliere cosa mangiare e in quali luoghi andare. Ovviamente anche tutto quello che vedete sui social può essere falsificato in maniera davvero facile. Io posso fare un post su Facebook o lanciare un sondaggio nelle stories di Instagram e decidere io quale sarà il risultato di quel sondaggio, oppure posso chiedere dei consigli e usare altri account per mandarmi le risposte. Insomma, inscenare un viaggio totalmente inventato è difficile. Bisogna fare attenzione a tantissimi dettagli e soprattutto bisogna chiudersi in casa, mentire a tutti e sparire dalla circolazione per qualche giorno. Ma come vedete non è impossibile. Qualcuno ha sospettato qualcosa, ma alla fine nessuno si è accorto di nulla. In ogni caso io devo dire che mi sono anche divertito, perché ho passato tanti giorni a studiare nei minimi dettagli quello che vi avrei dovuto raccontare, dove sarei dovuto andare, cosa avrei fatto, e quindi mi sembra quasi di esserci stato davvero. A voi invece, e siate sinceri, è mai capitato di pubblicare sui social qualcosa che non avete fatto o un luogo in cui non eravate, facendo credere a tutti che fosse reale? Quello che posso dirvi io è che se proprio volete farlo, dovete farlo talmente bene da farlo sembrare vero a chiunque, inclusi voi stessi. Ma parto veramente domani. Ma dove parti? Vado in Grecia. Vi ho mentito di nuovo. E lì parte il terzo video, che fa vedere come io ho finto di fingere. Quindi dobbiamo essere in aeroporto alle 16:30, solamente con dei preservativi, una crema solare e un costume. E invece devo partire davvero, quindi rimetto tutto in valigia di nuovo. Ok, abbiamo fatto anche la finta che ce ne andiamo. Adesso partiamo davvero. Ah, bella sta pasta. Io non ho ancora ringraziato Yolanda, che ci ha presentato come VIP Friends. E vado a prendere un altro volo. Ok, le chiavi sono al sicuro. Non si apre. Allo? Quindi è tutto gratis. Tutto gratis, tutto gratis. Tutto. Posso bere, mangiare quello che voglio. Quello che vuoi. Thank you very much. Thank you. E l'operazione fake travel non solo sta continuando, ma sta esplodendo, quindi mi arrivano messaggi di ogni tipo, inviti da aziende, persone, di tutto mi sta arrivando. E quindi io devo portare avanti l'esperimento, non posso mollare adesso,
non posso svelare quello che sto facendo ancora. E quindi cosa succede? Che io per i prossimi 3 giorni dovrò fingere, continuare a fingere come ho fatto oggi, e quindi la situazione strana in cui mi troverò è quella per cui io mi trovo davvero a Rodi, ma dovrò postare foto e contenuti falsi di Rodi rubati dal web. Sono le 8:30 del mattino, appena svegli, colazione, e Fabio prende un prosecchino. No, non si può. Ma è vietato. È illegale, Fabio. Lo sai? Non è vero, ho un prosecchino di risveglio. Ma stai prendendo una bottiglia. E sai che finirà malissimo. Cosa? Finirà malissimo, io chiamo. Se comincia così ci credo che finisce male. Alla salute. Ok, è venerdì, io devo lavorare, però lavoro da qui oggi. Comunque una delle cose più divertenti è che quando stavo organizzando tutta questa operazione ho invitato un po' di amici a venire con me senza dirgli che era tutta un'operazione organizzata e dicendogli solo che sarei andato in aeroporto improvvisando, e tutti hanno detto di no, non si sono fidati di me, e quindi questo è quello che si sono persi e che avrebbero avuto totalmente gratis per un weekend intero. Io sarei curioso non di assaggiare mai, ma solo di sapere cosa sono gli spaghetti alla napoletana. Pizza margherita hanno fatto bene a metterci virgolette. Alla fine ho preso un club sandwich. No, no. Andiamo a mangiare greco. E andiamo con? Yolanda. Con Yolanda, la ragazza che ringraziamo ancora per averci offerto tutto questo. Tutto ciò. Ora questi amici ci hanno invitato a cena e quindi stiamo andando a fare una cena tipicamente greca in un locale suggerito da loro, che sono tour operator, quindi nessuno meglio di loro può saperlo. E nadako. E nadako. E chiediti che le patate, una palma che ti fai. Queste si chiamano pita e sono tipiche di Rodi, proprio perché sono a base di olio. Pane tipico sempre di Rodi, cotto al forno con formaggio e aglio, sempre bello pesante. Questo si chiama dakos, è la frisella di noi altri. Pan secco, quello che è rimasto da ieri, con acqua, pomodoro e fritta e olio. Questo si chiama fava, che è il purè di fave. Piatto tipico non tipico greco, okay. Nel senso che qua si mangiano i risoni, la pastina che mangiamo in Italia, okay. Si fa di solito con la carne dentro nel forno, e si chiama yuvetsi. Questa è una variazione, e sempre sono i risoni della barilla praticamente, fatti però con i funghi. Posso mettere la canzone lì dei documentari? A noi. Yamas. Invece questo è un dolce tipico del posto, certo. Ed è praticamente una torta alla banana e cioccolato, leggerissima. Dovrei prendere un pezzo di questo? Grazie. Ah, ma questo è morbido. No. Abbiamo sbagliato sicuramente noi il periodo dell'anno per andare a Rodi, però alla fine ci troviamo nella discoteca che dovrebbe essere quella più cool di Rodi, e il problema è che non c'è nessuno, e il bello è che c'è più gente qui che aspetta che la gente arrivi che la gente che arriva. Spettacolare. La foto che ho pubblicato era falsa, però questo invece è tutto vero. Ok, io avevo chiesto uno spuntino e questo è quello che mi è arrivato. Sono più o meno le 3 di pomeriggio, anche Fabio ha chiesto uno spuntino. Una cena? Assaggia sto olive, sono greghe. Io voglio provare. No, ma dai, io sono greghi! Dov'è l'ape? Cioè è addosso? No, figa, no. No, ho il terrore io delle api. Che cazzo.
tutto quello che avete visto della mia vacanza su Instagram, su Facebook e nella prima parte di questo video è falso. È rubato da YouTube, è rubato da Instagram, da TripAdvisor. Sono tutti video tagliati ad hoc, montati per fare le stories, geolocalizzati con le VPN, quindi mascherando la mia posizione. Chiedetevi chi dei vostri amici e dei vostri colleghi che a settembre è tornato in ufficio raccontandovi di essere stato da qualche parte, c'è stato davvero. Ok ragazzi, ho il ristorante è tutto per me per fare il video. Sì, io stavo qui e mi sentivo un cretino a riprendere i piatti che ci arrivano. Poi mi sono accorto che qui abbiamo due youtuber proprio con la camera, quindi in maniera molto più organizzata di me. And caramelized onions. Thank you. Thank you. Enjoy. Viaggiare è molto importante, ti permette di scoprire tante storie, persone, ti permette di vedere fighe assurde e facce di merda incredibili di ogni colore, razza, etnia, religione. Ognuna con una storia da raccontare ed è una cura naturale contro ogni forma di razzismo, omofobia, differenza culturale. Fatelo più spesso e fatelo davvero senza fake travel.